Salve ragazzi, allora questo video che voglio fare mi è venuta l'ispirazione guardando un vecchio video di Corea-Giappone 2002. Non parleremo dell'Italia, parleremo sempre del Milan, però è un video che parlava dell'eliminazione degli azzurri ad opera del tra guidati dal trap ad opera della Corea e di Moreno. Però una cosa voglio dire, Io sostengo che quella nazionale non abbia meritato del tutto di uscire, cioè, no, nel senso, non è che non ha meritato di uscire, perché tu comunque, con rispetto parlando, hai perso contro la Corea del Sud, non hai perso contro il Brasile o contro l'Argentina. Giustamente, ma cosa c'entra questo con il Milan? C'entra perché contro Trapattoni l'Italia, cioè, insomma, contro Trapattoni fu sprecata la nazione, insomma, Trapattoni, scusatemi. Con la guida dell'Italia, con quel mondiale, sprecò la generazione più forte, la più forte generazione di azzurri, quella sulla carta, dico, quella del 2002, era una nazionale inarrivabile, era una squadra grandissima. E allora, mo qualcuno potrebbe ridermi in faccia, aspettate, mi avvicino un poco, potrebbe dire, mo tu mo vuoi dire che il Milan è all'altezza di quella nazionale? Non completamente, perché alcuni pezzi non ce li abbiamo, in difesa non abbiamo i pezzi che aveva l'Italia, cioè Kier, con tutto il rispetto, parlo per ranghi, non mi permetterei di dire Nesta. Kier, ad esempio, non è Juliano, Juliano era più forte. Che ne so, magari Tomori può essere all'altezza di Cannavaro, anche più forte secondo me, o di, ma è più forte di Materazzi, di sicuro, Tomori, ma anche di Cannavaro è all'altezza secondo me di Panucci. Però, o di, no, di Panucci, sì, di Kokkola è superiore. Cioè, qualcuno il Milan ce l'ha più forte dei loro, però parliamoci chiaro. Parliamoci chiaro. Calutio pure, però Kalulu e Kier sono forti, però Kalulu deve ancora migliorare tanto, è molto giovane, c'è da dirlo. Ma Kier ormai è al tramonto. Quindi questi ok. Col centrocampo il Milan secondo me sta messo meglio di quell'Italia lì, perché Tomasi era fortissimo, come pure Doni. Ma Gattuso era forte, ma era ancora agli inizi. Poi che ci sta, non so, faccio fatto così, niente di volgare. E allora invece vuoi mettere con Power Rangers, vuoi mettere con Loftus Cheek, vuoi mettere con, come si chiama, vuoi mettere con Benacer? Il centrocampo nostro era migliore di quell'Italia lì. L'attacco siamo quasi alla pari, nel senso che con gli esterni forse li raggiungiamo, anche se trovo che l'Italia fosse migliore all'epoca. Però ragazzi, le punte là erano troppo più forti delle nostre. Noi abbiamo solo Giroud e Jovic. Le punte centrali lì già in due ci facevano il culo, Vieri Totti. Figuriamoci Del Piero, Inzaghi che è stato con noi, Montella, proprio lasciamo perdere. Giustamente, e allora qual è il paragone? Il paragone, perché comunque le Sani le ha, o cose di Chicuese, ce l'abbiamo, Pulisic, Okafor. E allora qual è proprio quello che, il paragone che sto facendo? Hai 3 minuti e hai paragonato queste cose. Perché? Perché voglio spiegarvi il motivo per cui secondo me questo Milan in Europa League dovrà faticare e in Italia ha perso lo scudetto presto, come l'Italia ha perso presto il mondiale. Perché quell'Italia, come questo Milan, è una squadra straordinaria. Questo Milan non è proprio una squadra straordinaria, ma è una squadra ben forte. In attacco siamo fortissimi. Il problema è la difesa. E come per lì quell'Italia era Trapattoni, che era troppo giù. Il Milan prima di Pioli, che è molto simile a Trapattoni, un vigliacco. Pioli ogni tanto qualcosa, almeno Trapattoni ha vinto i trofei, Pioli solo uno scudetto. Però comunque, la differenza non è solo che secondo me Pioli e Trapattoni, Pioli gioca un po' più a calcio, c'è da dirlo, contro il Trap vincerebbe Pioli, ma solo perché il Trap è troppo difensivista, cioè se fosse un po' più puntasse, ma avesse puntato meglio, perché ormai non allena più, un po' più sul gioco, forse avremmo vinto il mondiale. Il Milan punta sul gioco e fa bene. Ma contate il fatto che non hai il gioco difensivo che serve. Quello offensivo va benissimo, quello difensivo no. E speriamo bene per il resto delle partite. Ma allora qual è il problema? Cioè, perché dico che per il resto delle partite dobbiamo sperare bene per il Milan, insomma, che giochi all'altezza. Però dico, perché qualcuno vorrebbe dirmi, allora perché stai insistendo sul fatto, sto paragone, cioè col fatto che il Milan non ha gioco difensivo? Cosa c'entra con quell'Italia? C'entra e come in realtà? Perché quell'Italia era così forte in attacco, che non fu sfruttato da Trapattoni, quanto carente nella fase di gioco. Il Milan è una cosa simile, il gioco in attacco va bene, ma dietro siamo veramente sterili. L'Italia non era proprio così, ma era troppo difensivista e qualche erroretto di troppo ci è costato l'eliminazione. Sì, Moreno ci ha imbrogliati e cose. Un po' come l'Italia, il campione di quest'anno, errori arbitrali a nostro sfavore troppo alti. Napoli-Milan, mo c'è la partita con Napoli in casa, speriamo bene.
Napoli-Milan, mo c'è Milan-Napoli, dicevo, Napoli-Milan all'andata, vi ricordate, Leao fu fermato su quel contropiede per il fallo che subì, che poteva essere un 3-2 per me potenziale, Milan-Udinese, da dove, chi era, aspetta, non mi ricordo più, Orsato, poi invece un altro, non mi ricordo chi, forse La Penna, non ricordo, ha concesso un rigore inesistente all'Udinese che la fece vincere contro di noi quando meritavamo almeno il pari. Contro la Juve, fu espulso Thiot e tipo all'Inter non fanno mai nulla e cose. Ok, ma che serve sto paragone? Sto paragone serve perché qualcuno dice scudetto di cartone rubato, cosa? Sembra strano, ha detto da me, ma no ragazzi, sì, ci sono stati un po' di imbrogli contro a favore dell'Inter, ma regà, saranno 6-7, sono molti, ma non sono, oppure qualcuno in Supercoppa né contro il Napoli, ma parliamoci chiaro, non sono gli imbrogli del 2006-2008 che fecero sempre gli interisti. Questo scudetto è meritato alla fine, ma come è meritato? Ragazzi, quest'anno il Milan già a novembre non ha perso per arbitri a sfavore e a favore dell'Inter, cosa ha perso perché sì, qualche torto c'è stato, però io penso che il Milan è una squadra in attacco straordinaria, ma in difesa avrebbe potuto fare molto di più di quello che ha fatto. Perché sì, abbiamo avuto gli infortunati, quel che volete voi, però, insomma, tu, prima che se andasse, quando sei andato Kalulu, tu, Thiot e Tomori, li tenevi. E hai fatto una discreta fase, però non hai fatto sempre bene. Non ti scordare che comunque tu hai acchiappato le botte contro cioè le botte, no, hai preso due gol a Lecce e a Napoli, pur avendo non Thiot. Ma pur avendo messo Pellegrino perché Tio era squalificato, mi sembra, sì, perché non era ancora infortunato, era squalificato. Comunque, hai messo Pellegrino e non ha fatto bene perché era ancora molto giovane. Hai messo, come si chiama, contro il Lecce, avevi Tio e Tomori, ma hai pigliato lo stesso 3-2 polpette, rischiavi di pigliare la terza se Strafezza, credo, non avesse pestato, non lo so, insomma, non mi ricordo, il piede a come si chiama, a Thiot, cioè parliamoci chiaro, il Milan ha fatto tanti errori in difesa quest'anno e alcuni li aveva i difensori titolari, può darsi pure che la fase difensiva si aggiusti, però insomma c'è stato sempre un assente, ma anche gravi colpe da parte del Milan e da parte di Pioli, e questo è il paragone con Trapattoni. Forse il Milan era una squadra veramente straordinaria e avrebbe potuto fare molto di più di quello che ha fatto, cioè è questo il fatto secondo me. Abbiamo sprecato anche il Milan una generazione finora, non dico la più forte perché non è paragonabile ai Milan del passato, però è simile all'Italia del 2002, almeno in attacco e al centrocampo. Ha sprecato una squadra, la generazione di Pioli più forte sulla carta, perché Chukwueze è migliore di Messias, Pulisic è migliore di Selemakers, Giroud e Jovic funzionano benissimo. L'anno scorso avevamo solo Giroud perché Ibra era sempre infortunato, Rebic non funzionava, cioè il Milan ha spiegato una squadra perfino più forte di quello dell'anno scorso e dello scudetto ancora, perché sì, che sì era quello che era, che sì Bennacer e Tonali, cioè l'anno dopo non lo calcolo proprio perché non vincemmo con lui. Però Krunic, però vuoi mettere con Loftus-Cheek, Reinders, Bennacer stesso, che l'unico rimasto è Adli. Volete mettere con questi e Musa pure che pure è buono? Dietro vi do ragione, siamo rimasti gli stessi, con solo un anno in più di esperienza per Thiot. Però, insomma, questo è il problema, la difesa è rimasta inalterata, dovevi pigliarti qualcuno. Ma o questi errori, o errori in campo, abbiamo sprecato la generazione più forte. Bene, il video è finito, fatemi sapere se vi è piaciuto, scusatemi se non ho fatto il primo piano subito, però non volevo fare un video con insomma, un po' più, diciamo, a parlare, insomma, non stando seduto. Fatemi sapere se vi è piaciuto, lasciate like e arrivederci a tutti.